Grande fratello, ecco quanti soldi ha perso Mediaset dopo l'addio degli sponsor. Via gli sponsor dal Grande Fratello 2018, ecco quanto ha perso l'azienda. Il Grande Fratello 2018 verrà ricordata per un bel po' di polemiche, tra cui quella riguardante la fuga degli sponsor che nel corso di queste settimane hanno scelto di abbandonare la trasmissione. Una decisione a dir poco clamorosa che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori del reality show Mediaset, i quali si sono chiesti il perché di tale decisione. Fuga degli sponsor dal Grande Fratello 2018, ecco il danno complessivo. Gli sponsor hanno fatto sapere, attraverso dei comunicati stampa ufficiali, di aver preso le distanze dal Grande Fratello 2018 dopo gli atti di bullismo e di violenza che si sono verificati nel corso di queste settimane all'interno della casa di Cinecittà, in particolar modo e per il triste episodio riguardante Aida Nizar, che come ben saprete venne aggredita quasi fisicamente da Bahia Dame. Da quel momento in poi si è venuta a creare una sorta di reazione a catena con tutti gli sponsor che hanno scelto di uscire dalla casa del Grande Fratello dove sponsorizzavano i loro prodotti. Tra questi ricordiamo Bella Oggi, ma anche Givova e Caffè Borbone. Barbara D'Urso durante una recente intervista rilasciata a TV Talk ha provato a sminuire la drammaticità della fuga degli sponsor precisando che si tratta solo di piccoli sponsor di placement che hanno lasciato in programma, sottolineando invece come per la puntata serale del martedì siano addirittura aumentate le richieste da parte degli inserzionisti pubblicitari che vogliono avere un piccolo spazio durante la diretta del Grande Fratello che al momento conta su ben 8 pubblicità, per un totale di circa 40 minuti. Ecco la cifra shock persa da Mediaset. Tuttavia questa fuga degli sponsor dalla casa del Grande Fratello, che è stata sminuita da Barbara D'Urso, avrebbe comunque un costo che non sarebbe affatto esiguo. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ultime ore in esclusiva sulle pagine di Dagopsia, Mediaset avrebbe perso un bel po' di quattrini da questa fuga inaspettata dal reality show. Nel dettaglio possiamo svelarvi che l'abbandono di queste aziende ha causato a Mediaset un danno complessivo che si aggirerebbe tra i 2 e i 3 milioni di euro. Cifre decisamente considerevoli, tenendo conto che la macchina organizzativa del Grande Fratello ha dei costi molto elevati e che ci troviamo all'interno di una TV commerciale che vive di pubblicità, qualunque esse siano. Take off.